Buongiorno a tutti, grazie per essere venuti oggi a trovarci. È una consuetudine ormai, una piacevole consuetudine incontrarci a inizio stagione. E ben arrivati ragazzi, e ho il piacere appunto di avervi qui. E l'azienda sta crescendo, Bandini Casamenti sta crescendo, abbiamo finito di ampliare i due nuovi stabilimenti qui e ho una buona notizia da darvi, ci stiamo ingrandendo ancora, stiamo aprendo a Castelguelfo in bolognese, abbiamo piacere di crescere ancora e di allargarci le miglia. Ringrazio la famiglia Bandini perché ci segue credo dal primo giorno in cui questa società è stata creata, sono sempre stati al nostro fianco e davvero fa piacere condividere anche i processi di crescita di entrambe le società. Oggi abbiamo di fianco qui al tavolo due nuovi giocatori che uniscono un po' lo spirito con cui la squadra è stata costruita, cioè un giocatore come Federico che è nel pieno dello sbocciare come giocatore, come professionista, perché ovviamente è giovanissimo, anche se ha ormai anni di esperienza di Serie A 2. Dada Pascolo porta, oltre che alle sue qualità morali, ma oltre a questo porta anche tutta la sua esperienza, tutta la sua classe, che credo e spero che possa servire oggi per farci fare ancora un campionato di vertice come è stato quello di l'anno scorso. Abbiamo sostituito due giocatori, nel caso specifico Dada Pascolo, che è un giocatore che ha già vinto dei campionati, e quindi oltre che avere in campo quel pizzico di esperienza in più rispetto ai lunghi che abbiamo avuto nel passato, Dada sa come si vince. Nel caso di Federico abbiamo quel playmaker che forse ci è sempre mancato qui a Forlì, un playmaker di stazza che ci permettesse di dire che abbiamo un vantaggio magari quando giochiamo contro i playmaker piccolini, dove lui ha già dimostrato in queste poche uscite che abbiamo fatto di andarli a mettere nella posizione dove può fargli male. Io abbia avuto sì diverse sfortune per quanto riguarda la pallacanestro a livello fisico, però ora sono qui, sono felice di aver abbracciato questo progetto e soprattutto sono motivato per la nuova stagione, perché sono sicuro di poter dare alla squadra quel pizzico in più di fame, di voglia, che possa portare al risultato finale. Cercherò di inserirmi al meglio in questo gruppo, cercando di portare anche la mia esperienza. È un gruppo che l'anno scorso ha avuto una bellissima cavalcata, ha vissuto grandi emozioni e si percepisce questo entusiasmo, quindi noi dobbiamo cercare di continuare a alimentarlo. Penso anche vaga per Federico, ci siamo sentiti accolti benissimo nel gruppo e stiamo cercando appunto di forgiarlo ovviamente con le nostre nuove personalità, però i primi passi sono buoni, siamo sulla strada giusta.